Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato ai tarocchi del mondo misterioso. Vi farò vedere il mazzo completo. Sapete che io piano piano vi sto facendo vedere tutti i miei mazzi di tarocchi perché mi è stata proprio fatta questa richiesta. Molti di voi mi hanno detto che gradiscono questo genere di video. La scatola è questa, sono tarocchi che ho preso su AliExpress. All'interno c'era il libretto, però è tutto in cinese, quindi ci dice assolutamente poco. Questo è il retro della carta e questi sono i tarocchi. Però adesso ci spostiamo sul mio tavolo e vi farò vedere le carte una per una. Sono dei tarocchi molto belli, come sapete io li colleziono, quindi qualsiasi tipologia di tarocchi un pochino più particolari a me interessano sempre. Quindi adesso andiamo sul tavolo e vediamo subito carta per carta. Come di consueto vi faccio vedere prima la scatola, però non ha niente di particolare. Questo è il libretto, è veramente piccolissimo e all'interno è scritto tutto in cinese, quindi non posso leggerlo, ma dalle poche cose che sono riuscita a tradurre con Google ho visto che comunque non fornisce nessun elemento in più se non i significati soliti di base, quindi i classici significati divinatori di base. Io ho scritto Tarocchi del mondo misterioso perché è la traduzione del titolo. Poi, per il resto, come vi dicevo, non fornisce nessuna informazione che può essere utile. Adesso però vediamo le carte una per una, perché sicuramente è la parte che interessa di più. Non vi posso purtroppo dare informazioni specifiche perché non le ho nemmeno io. Comunque, questa è la carta del matto, questa è la carta del mago. Vi dico anche qual è la carta, anche se ovviamente se conoscete i tarocchi sapete benissimo qual è l'ordine delle carte, però io comunque lo dico per chi magari non fosse così esperto, ma soprattutto perché le scritte sono in cinese. Quindi anche per me non è stato facilissimo metterle in ordine, perché alcune avevano lo stesso numero, quindi non capivo se erano arcani maggiori o arcani minori, perché magari avevano elementi ambigui. Quindi insomma non è stato così scontato e banale. Vado comunque avanti con la carta della papessa, poi la carta dell'imperatrice, l'imperatore, il papa, questa si capisce abbastanza, la carta degli amanti, il carro che è scivolato qui ed è andato fuori in quadratura, questo è il carro. La forza, quindi anche in questo caso, riprende lo stile Rider-Waite, perché l'ordine è quello dei Rider-Waite. Sapete che la forza è al posto della giustizia e la giustizia è al posto della forza rispetto agli arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia. Quindi questa è la carta della forza. Poi abbiamo la carta dell'eremita, la ruota. La giustizia, questa è la carta dell'appeso, anche in questo caso si capiva abbastanza, però alcune io non riuscivo a capirle, non così nell'immediato comunque. Questa è la carta della morte, poi qui abbiamo la carta della temperanza, il diavolo, molto particolare questa carta, quasi inquietante per certi aspetti. La carta della torre, la stella, la luna, questa secondo me è molto bella, è affascinante, suggestiva. La carta del sole, il giudizio e la carta del mondo. Con questa abbiamo finito gli arcani maggiori. Adesso passiamo agli arcani minori, tolgo queste carte, almeno c'è un po' più di spazio. Cominciamo dal seme di spade. Partiamo ovviamente dall'asso e poi arriviamo alle figure, quindi non vi sto a dire tutte le volte 1, 2, 3 perché comunque lo sapete. Questa è la prima, è l'asso e poi andiamo avanti. Queste sono carte che hanno comunque uno stile molto particolare. E mi sono piaciute, devo dire che come carte da collezione sono contenta di averle. Forse non riuscirei tanto ad utilizzarle per le stesure, perché un po' sono scritte in cinese, un po' comunque hanno una simbologia particolare, diversa da quella a cui sono abituata io
per le mie stesure, che ovviamente faccio soltanto a scopo didattico, perché sapete che ormai io non faccio più stesure ad altre persone, ma ogni tanto quando studio, quando approfondisco, faccio delle stesure a scopo didattico. E con queste carte, secondo me, non mi troverei troppo bene. Intanto siamo arrivati alle figure. Questo è il fante di spade, il cavaliere. Poi abbiamo la regina e il re. Passiamo al seme di coppe, che secondo me è molto bello. L'ho un po' osservato prima di fare il video e mi è sembrato affascinante. Questo è l'asso di coppe. Andiamo avanti poi in successione fino alle figure. Vedete che sono comunque particolari queste carte di coppe. Io le ho trovate molto belle, molto suggestive anche nella scelta di colori, ma anche proprio nella figura che hanno scelto. Quindi devo dire che il seme di coppe tra gli arcani minori è quello che mi è piaciuto di più. Intanto che osservate le carte, così potete anche dirmi quello che piace a voi di più. Sempre che queste carte rispecchino i vostri gusti. Siamo arrivati alle figure, il fante, il cavaliere, la regina e il re. Seme di bastoni, l'asso. Poi andiamo avanti come sempre in successione col 2, il 3. Sono, come vi dicevo, delle carte. Secondo me, da collezione, nel senso che io le trovo un pochino meno intuitive per le stesure. Poi naturalmente dipende anche dalle vostre abitudini, poi le carte vanno sentite, quando fate le stesure il mazzo in qualche modo dovete sentirlo, perché un conto è la collezione dei mazzi, un conto è proprio l'utilizzo. Comunque, questo è un discorso che non c'entra adesso con questo mazzo, era tanto per parlare un po' mentre ve le faccio vedere. Siamo arrivati alle figure, abbiamo il fante, il cavaliere, la regina e il re. L'ultimo seme, quello di denari, anche questo comunque molto bello. Qui abbiamo l'asso che sembra quasi che abbia le ali, il 2. Sono tutte particolari comunque queste carte. Questo è molto colorato come seme, perché ci sono dei colori anche un pochino più accesi rispetto ai semi precedenti. Questo è il 5. Vedete che comunque col fatto dei denari che sono gialli, sicuramente l'impatto visivo è diverso rispetto a quello dei semi precedenti. Siamo arrivati al 9. Il 10 e poi abbiamo le figure, quindi come al solito il fante, il cavaliere, la regina e il re. E poi queste due carte sono quelle con le spiegazioni, cioè in cinese e in inglese. Io ho tradotto quella in inglese, ma comunque non fornisce nessun elemento che ci possa essere utile per capire meglio questo mazzo nella sua simbologia. Sono sempre cose molto generali. Sono dei tarocchi che sicuramente hanno uno stile che si avvicina un po' di più al fantasy, però secondo me sono carini e comunque per una persona come me che li colleziona assolutamente da avere. Fatemi sapere nei commenti se a voi piacciono queste tipologie oppure se preferite i tarocchi classici. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.